9 foto da 20 secondi, Nikon 3004, cioè con un telescopio alta azimutale, quindi non assolutamente equatoriale. E cielo nuvoloso, ovviamente l'abbiamo scritto perché. E questa è stata la prima fotografia che Giuseppe è riuscito ad ottenere con poca esperienza. Però, questo, come potete vedere, questa è stata fatta lo stack con Maxim. E riuscito in qualche modo a fare il miracolo che, come si chiama, DSS non voleva assolutamente saperne. Infatti, come vedete, si vede anche questa parte qua sotto qua di Orione, che è tutta questa, diciamo, la composizione di Orione, la parte della nebulosità che qua comunque si riesce a vedere, certamente. Con maggiore integrazione, fatta in un certo modo, si poteva ottenere ancora qualcosa di meglio. Però per dire il miracolo che questi programmi riescono a fare, nonostante con pose non giuste oppure con poche fotografie. Poi ovviamente questa qua poi è stata passata con Photoshop, ma Photoshop è stato più un lavoro di tirare fuori, di correggere un pochettino i colori, di fare un po' piccole cose, ma non chissà che pratico. Infatti qua, ecco qui, scegliamo le fotografie e lui però non ci dà l'errore come hai fatto. Nikon RAW, ecco come ha fatto Pixinsight, non ci dà assolutamente l'errore, anzi lui ci fa lo stack tranquillamente senza nessun problema. Infatti, se dovessi consigliare, dice, tra Pixinsight o Maxim DL, come per chi all'inizio consiglierei più Maxim DL perché è meno ostico nel fare alcune cose, però Pixinsight ha delle correzioni che Maxim DL non ha. Correzioni poi sull'elaborazione, no, cioè No, nel lui le fa in senso. tempo reale, quindi automaticamente tu imposti dei parametri, imposti delle cose e quindi ti fa quelle correzioni, il discorso delle stelle come dicevo prima. Banalmente, qual è più veloce nello stack? Maxim DL. Cioè, questa è una mia, ovviamente, un mio parere, però. Più veloce nello stack, ma anche più veloce nel senso anche meno problematico nel dare un'immagine finale. Perché ad esempio Pixinsight, come visto prima, vuole il bias, il dark lo vuole tutte quelle cose, perché ovviamente lui è un programma un po' più professionale, diciamo così. Quindi lo utilizzano gli astrofotografi che poi vogliono fare una determinata cosa. Che ne so, che vogliono fare per le riviste o quant'altro. Considerare che queste fotografie, se io le passassi con DSS, lui impiegherebbe un bel po'. Invece, Maxim DL già ha fatto un allineamento. Ora gli diciamo se qua possiamo scegliere il metodo di combinazione, se vogliamo fare la somma, o il sigma clip, o una media, o quant'altro. Quindi iniziamo a vedere con la somma cosa ci dà. Però come vedete già lui è molto più pratico ed è pure veloce. Sì, ma a parte che con lo stack, poi ti fa anche Sì, l'elaborazione. poi qua ti faccio pure l'elaborazione. Ci soffermiamo un po' di più su Maxim DL perché è più semplice. Pixinsight è molto macchinoso, però se uno ci si mette vuole avvicinarsi a questo, che ben venga. Queste sono due versioni ultime, diciamo, più o meno ultime. Sì, Maxine. Allora, come vedete qua lui mo sembra che i colori li abbia un po' fatti strani. Invece li possiamo correggere. Ecco qua, muovendo questi parametri qua.
Considerando che queste sono soltanto quattro fotografie, quindi non è che stiamo parlando di chissà che quante foto che abbiamo unito. Allora, ingrandiamo. Oh, bravi. Aspetta, facciamo qua meglio. Al 50%, 25%, 12,5%. Ah? Dico, c'è pure un tutorial in italiano. Sì. Sì, c'è pure un manuale in PDF. Domani passo, c'è una cosa. Non vorresti che mi trovo, se vuoi dopo lo possiamo installare. Sì. Allora, mo qua abbiamo fatto la somma e qui possiamo, ecco qua, già allo stesso tempo, già regolare alcuni parametri del cielo, Ma quindi la perché a luminosità. sinistra è scura e a destra è... Ci Sì, fai vedere sì, prima e sì. dopo? Ah? Noi stiamo vedendo il prima e dopo, tu No, no, devi... no, 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 lui qua ha fatto la somma, ha preso insieme le Pleiadi e le ha fatte così. Ma perché a destra è chiaro e a È sinistra è perché scuro? a destra non c'è, a sinistra, diciamo così, c'è stata la parte scura, non ci sta niente da sommare. Quindi lui ha sommato solo le stelle, ha riconosciuto l'oggetto in qualche modo nel suo algoritmo e attraverso il suo algoritmo ha sommato, ha sovrapposto solo la parte delle stelle. L'altra parte, che dopo ecco perché poi si fa un Photoshop, lui l'ha proprio detto non mi serve. Faccio. Facendo la somma. Ora facciamo la media. Sono un po' presuntuoso, sai, con un programma. Vabbè, ma giustamente se tu ci fai caso, no, le Pleiadi stanno qua, quindi il resto Sì, ma non. però pure a casa che dall'altra parte c'è un asteroide, qualche cosa. Vabbè, ma lui lo vedi? Allora, gruppo no oggetto da combinare. Ok. Ok, allora rifacciamo la capa. Ok, togliamo qua. C'è pure la possibilità di governare il telescopio, quindi la cupola, il focheggiatore. Ti dice anche il meteo, la stazione meteo se ce l'avete. Una webcam per se c'avete un telescopio remoto e poi qui si mette tutto il setup che uno può collegare tutto quello che vuole, quindi il telescopio, il focheggiatore, il rotatore, poi vabbè la webcam come camera anche diciamo alla fine, e poi il telescopio può essere anche proprio controllato, quindi mosso direttamente in base a quello che vogliamo fare. Poi qui possiamo prendere le informazioni dei pixel, quindi ci dice tutti i parametri. Poi qui possiamo fargli caricare la camera che vogliamo. Quindi qua abbiamo il setup proprio della camera. Quindi se Michele casomai vuoi provare con questo qui, per vedere se c'hai meno problemi. Questo qua, vedi, come c'ha le Sbig, la Nikon può essere gestita direttamente, la Canon No, anche tramite ASCII. direttamente, quindi oppure tramite driver ASCOM direttamente, uno quello che qualsiasi tipo di periferica compatibile, o le camere Celestron. Non ci sono le ZV al momento ancora incluso, perché quelle le riconosce con l'ASCOM oppure le QHY. Però in più, ecco, lui ad esempio con questo qua, mentre fate le fotografie, già stesso con questo programma uno appresso appresso può iniziare a vedere E poi non lo stacco, come il adesso. risultato. No, non fai live stack, però ti fa uno stack, diciamo, un po' più fatto per bene, più professionale rispetto, perché come si chiama? SharpCap ti fa un live stack un po' più così. Diciamo che sì, ti dà anche una buona risoluzione, una bella immagine,
però ovviamente ha i suoi limiti. Invece questi programmi, come vedete qua, queste stelline più deboli che lui ha tirato fuori, perché io gli ho detto vammi a prendere le stelle fino alla tredicesima magnitudine. Io ho impostato il riquadro al 100%, quindi lui ha guardato tutto quello che c'era e ovviamente sì, ha messo l'immagine storta, perché ovviamente le stelle lui dopo le ha combinate, ha ruotato il campo che mentre uno scattava, e quindi poi dopo l'ha messa. Quindi ecco, quando uno fa l'inseguimento fatto per bene, non si vede questa rotazione di campo. Però, come dicevo prima, DSS questa cosa qua non l'avrebbe fatta. Avrebbe detto no, mi dispiace, non hai fatto un inseguimento fatto per bene. C'è troppa differenza fra le stelle e io non ti do la foto. Quindi arrangiati. Invece qua riusciamo comunque ad avere l'oggetto. Vabbè, però se gli rendo direttamente 20, voglio dire di Dark, va bene lo stesso. Sì. Lui poi dopo c'ha questa facoltà di riuscire a dire ok, elaboriamo e facciamo quant'altro. Un po' di tosse? Siete? Un po' d'acqua? Poi la comunità pure scappiamo, rimuovi i pixel morti o quelli che non vanno bene. Quindi uno si può creare anche una mappa dove stanno tutti questi pixel rossi, no? Che questi qua regolarmente uno li dovrebbe togliere con il rumore termico, diciamo così. Toglierlo con il dark in questo caso. Ovviamente non avendo un dark ci stanno tutti questi pixel rossi. Controllare la prima cosa sempre i livelli. Ecco qua. Poi controlliamo le curve. Quindi il neutrino viaggia alla velocità della luce. Sì, però diciamo che mentre la onda d'urto c'è parte dal nulla, no, No, quello l'ho capito, dico che quindi il neutrino viaggia non ha sempre la massa, velocità. non ha massa. Dai, Per ah, c'è una viaggiare alla massa velocità talmente della luce. bassa No, che. non si muove, no, perché allora se parliamo che parte da 3 milioni di chilometri, Ah, no, e arrivano con una differenza di 2 ore, vuol dire che non ha massa, perché se avesse pure un milionesimo o un miliardesimo di massa, arriverebbe dopo, il fotone. Buono, adesso ti ho leggo proprio l'articolo, perché secondo me vanno fatti i calcoli in funzione della distanza. Perché in realtà, come so io, il neutrino ha una minuscola massa, una Sembra micetta, detto, sembra che no, non. però non è. Ha una massa molto migliaia di volte più bassa di quella dell'elettrone, però c'è. Noi i neutrini solari, Ma diciamo. allora non dovrebbe viaggiare alla velocità della luce, un po' meno. Però dipende da quanto tempo è partito prima. Però stiamo parlando che viene da. Se c'è Se viene da 10 milioni di chilometri, tutto. 10 600 milioni di anni passa. luce in tutto sto percorso, sai quando Lo decatta? so. Quindi vuol dire Ho capito, in effetti si dovrebbe vedere questa cosa, non so, leggevo questa cosa, però in effetti. poi ci sono vari tipi di neutrini, con massa e senza massa. Discorso interessante.
da astrofisici. No, si deve approfondire, no, in effetti, no, ce ne sono, leggendo, ce ne sono vari, leggendo così, in effetti sarebbe so che ce ne sono vari tipi di, sì, di neutrini. Ce ne dovrebbe essere qualcuno con massa e qualcuno senza massa. Quindi quelli che arrivano 2 ore prima sono quelli sicuramente senza massa. Perché se hanno pure un miliardesimo di massa, non sono più neutrini solari. Infatti c'è stata una la diatriba a misurarne la massa, c'è un limite superiore, però c'è una, dice che secondo le teorie devono avere una massa, altrimenti non potrebbero fare quello che fanno, però poi c'è un limite superiore che è talmente bassa che ma è una cosa complicata di alto livello. Per me è molto aperto. Ci vorrebbe un astrofisico? Voi sono quelli di astrofisici. Nel campo vengono definite i pallettari. Perché vanno di tanti quelli palla. Quindi sono un po' contraddittori. Beh sì, perché per quello che dicono, sì, perché non c'è il principio di contraddizione là. Che ci vuoi dire? Loro dicono il ciuccio, il ciuccio. Tra di loro però se scannano come? Come se si scannano poi tra di loro? Ma perché poi tra di loro. Allora, prima un attimino sto fatto dei neutrini, no? Visto che avete aperto questo discorso, ne approfittiamo di questi. Del tempo che rimane. Così facciamo. Neutrini solari. Allora. Questo è quello che fa Wikipedia. È molto matematico. No, stavo cercando la fonte dove ho trovato questa notizia. Allora, differenti neutrini, come dobbiamo scrivere? I tre tipi di neutrino sono soggetti a un fenomeno interessantissimo chiamato oscillazione di sapore, per cui in certe condizioni i neutrini si possono trasformare l'uno nell'altro. Quindi sì, come diceva Michele, ci sono diversi tipi di... e devono avere una massa, seppur piccolissima, diversa tra loro. Però dico io, se hanno una massa pur piccolissima, non dovrebbero più viaggiare alla velocità della luce, ma leggermente meno. Se arrivano da una distanza enorme, in tutta questa distanza, quanto tempo perdono? Se la massa è veramente infinitesimale, può essere che perdano poco, perderanno un paio di minuti. Infatti c'è tutta la questione del rapporto al calcolo che fanno. Sì, no, il neutrino esiste, il neutrino elettronico, muonico e tau. Le tre famiglie. Possono neutrini, neutrini terrestri, atmosferici, solari, da esplosioni di supernove, neutrini fossili. Cioè, quindi ci stanno una marea di... I tipi di neutrini. Tipi di neutrini, sì. Il neutrino solare è quello che interesserebbe a noi il fatto riguardo alle stelle. E una grande quantità di neutrini elettronici viene prodotta all'interno delle stelle. La sua passione astronomia. E che dici? Dice una domanda da presente la sua osservazione, non è andato su. No, sto cercando la parte che riguarda. Dice Betelgeuse, ma sarà un evento che ci coglierà di sorpresa? Non esattamente.
Nel momento in cui una stella inizia a bruciare il silicio, il suo interno e il suo nucleo inizia ad arricchirsi sempre più di nichel. Vabbè, qua dice che il nichel non si può bruciare più, quindi la gravità stessa della stessa comincia a collassare la stella. Sì. Condizioni così estreme schiacciano la struttura degli atomi, quindi protoni e elettroni si trasformano in neutroni, emettono un'enorme quantità di neutrini. Questi neutrini porteranno via un'enorme quantità di energia dalla stella, 100 volte più di quella emessa dalla supernova, tramite luce e onde, e saranno loro a dare la spintarella, quindi il detonatore della supernova. Ma c'è di più, questi neutrini interagiscono molto debolmente con la materia, per cui usciranno dalla stella molto prima dell'onda d'urto, facendo che dando inizio all'esplosione finale. Raggiungeranno quindi per primi la Terra, dove potranno essere rilevati in particolare da una rete di rivelatori di neutrini, chiamata Supernova Early Warning System, progettata per dare un preavviso agli astronomi nel caso di un evento di supernova nella galassia, dando quindi un vantaggio tra le 2-3 ore per permettere di organizzarci e tenerci pronti all'osservazione. Parlo della galassia, non parlo di nella galassia, non di distanze intergalattiche, no, no, nella galassia, quindi probabilmente tra le 2-3 ore in funzione del diciamo che sì, stiamo parlando di